cioè arrivano, ma allora che ci sia una preoccupazione da parte di tutti di quello che sta accadendo, credo che sia sotto gli occhi, credo, di tutti voi, anche la sofferenza con cui ieri si è votato in Parlamento, sia da parte di chi ha votato sì al decreto, sia da chi ha espresso una posizione diversa. Credo però che sia sotto gli occhi di tutti che l'Ucraina debba continuare a difendersi, che però l'Unione Europea debba prendere una posizione forte anche di natura diplomatica per cercare appunto di di sostituire le armi con la diplomazia. Ieri il Partito Democratico si è un po' spaccato con No. Allora, il Partito Democratico ha votato compatto il decreto Ucraina con la piena coerenza con cui l'abbiamo votato finora. C'è stato un solo voto contrario. Per il resto credo che su 69 deputati, coloro che hanno partecipato al voto sono la stragrandissima maggioranza. Chi non se l'è sentita da un punto di vista anche personale e non ha partecipato al voto è assolutamente, dentro il gruppo del Partito Democratico che ha votato convintamente.